Molto contenti di poter ospitare oggi nella nostra cittadina il procuratore di Catanzaro Nicola Gatteri, ma soprattutto siamo onorati di poter organizzare questo incontro in sinergia con le scuole, perché siamo consapevoli che la diffusione e la divulgazione del concetto di legalità parta prima di tutto dall'educazione dei più piccoli, ed in tal senso credo che questa sia una delle tante iniziative che con gli istituti scolastici presenti sul territorio andremo ad organizzare da qui in avanti. Una bella giornata oggi, finalmente si corona quello che in tanti cercavamo di avere il dottor Gatteri, perché in quel percorso di educazione alla condivisione delle regole, il percorso di crescita di questo territorio, e il suo messaggio alle scuole è fondamentale. Quindi è importante oggi che Bagnara possa aver avuto qui il procuratore, che in quel percorso di educazione, di crescita, i suoi messaggi facciano seminare quel germe nella crescita di questa comunità. Siamo molto contenti come amministrazione, quindi continueremo quello che veramente già abbiamo iniziato da qualche mese, con incontri, con lo sviluppo di tutti quei temi che riguardano la cultura e la riscoperta di quanto di buono c'è nel nostro paese. Ma si pensa a un'occasione per far parlare i giovani, per ascoltare le loro opinioni, per affrontare temi che potessero essere di loro comprensione. Sono momenti formativi che dovrebbero garantire maggiore spazio ai temi della scuola e meno a quelli della politica, però tutto sommato è stata un'occasione per tornare a Bagnara e per incontrare quelle che sono le nuove generazioni, che hanno magari l'attenzione, quella voglia di comprendere, quella consapevolezza che poi porterà loro a fare scelte di campo, stare dalla parte della consapevolezza piuttosto che quella dell'indifferenza. Sono contento di essere qui perché ho avuto la possibilità di parlare dei ragazzi e dei bambini, che sono l'età della formazione, l'età dell'evoluzione. Sono importanti questi discorsi perché noi cerchiamo di entrare nella testa dei bambini, che aiutarlo nel dubbio, che sia importante lo studio, l'istruzione per affrancarsi dalla logica mafiosa, per affrancarsi dal clientelismo.